qui? Una lady? Attenta a guardare il moscone. Mamma mia, chi c'è un mosconcello? Chi c'è? I nostri amici? I nostri amici? Allora ragazzi, location diversa ancora una volta perché mi sono spostata in camera, qua comoda sul letto. Come state? Che mi raccontate? Noi tutto bene? Siamo ripartiti con il lavoro, con tutto. Allora, io ho una bellissima novità, come si è letto dal titolo del video. Ho iniziato a collaborare con l'azienda Meet Curvy. Questo è il primo video che realizzo in collaborazione con questa azienda. Mi hanno mandato tre costumi. Questo marchio di moda è un marchio comunque globale, crede che appunto il vestirsi sexy alla moda si possa fare appunto in tutte le taglie, in tutti i corpi, con qualsiasi vestito, e quindi loro creano appunto dei costumi, degli indumenti adatti anche alle persone un pochino più in carne. Dobbiamo appunto abbracciare le nostre curve e loro ci aiutano in questo, a valorizzare ogni nostra curva. Allora, le taglie che potete trovare vanno dalla M alla 4XL. Comunque il tessuto è fatto bene, si vede e lo si sente anche una volta indossato il costume. È un tessuto appunto bello resistente con cui noi possiamo allungarci, saltare, nuotare, insomma, piegarci, insomma, fare tutto. Anche perché non è che tipo almeno io vado al mare, mi metto lì disteso sul lettino tutto il giorno, comunque un po' di ore. Cioè, io quando vado in spiaggia, ok, mi metto a prendere il sole, però comunque vado a fare le passeggiate, vado a fare il bagno. Se avete cani, ragazzi, non so voi, ma noi non possiamo prendere il sole perché fanno le buche, quindi se ti alzi e pulisci il telo, riscuoti il telo almeno 10 volte, 15 in un'ora, giochi con loro, corri, cosi, cioè. Questi, i costumi devono essere belli e resistenti. Ovviamente oltre alle taglie c'è una valanga di stili diversi, di fantasie, di colori, cioè di tutto e di più. Noi ragazze più formose dobbiamo prendere coraggio, abbandonare tutte quelle che sono le paure, farci forza perché non siamo da buttare dentro un sacco nero, anzi, siamo molto più di quello che si pensa quando abbiamo quei momenti no, che sono sicura che tutti abbiamo, ma non solo le persone più formose, anche quelle più magre. Comunque ci si può sentire giù sia con tre taglie in più che con tre taglie in meno, quindi lo stare male penso sia lo stesso. E quindi insomma, insieme a Meet Curvy possiamo abbandonare quelle che sono le paure ed essere ciò che vogliamo essere. Mi hanno mandato due costumi, tra l'altro molto molto belli. Il terzo invece lo hanno scelto loro perché è un costume che ancora deve uscire e quindi mi hanno detto scegli pure due costumi e il terzo lo mandiamo noi. Ti mandiamo noi un costume che fa parte appunto della nuova collezione che ancora deve uscire. Quando sceglievo costumi con il computer, che comunque poi avrei dovuto comunicar loro quale costume volevo provare, ero lì che nel panico, però quale scelgo, mi garbano tutti. Ce ne sono alcuni che non vedo l'ora di provare perché sono veramente belli, io non sapevo quale scegliere. Ogni costumino vi arriva in un sacchettino di plastica, richiudibile in questo modo, quindi anche molto comodo. Io odio i sacchetti che si chiudono spingendo così perché non so voi, ma io li chiudo dopo 10 minuti e ogni pochino si riaprono. Quindi questi mi piacciono molto di più. Se vi ricordate i miei video vecchi dove vi mostravo altri costumi, vi ho sempre detto che questi sacchettini io non li butto perché soprattutto quando comunque dovrò partire, che sia un viaggio, che sia magari che sia comunque la vacanza al mare, in valigia li metterò nel loro sacchettino per essere appunto più ordinate. Allora, il primo costume che vi faccio vedere è questo qua. La particolarità sono questi forellini che si trovano appunto sopra l'addome, sotto al seno, da davanti al dietro. Nella parte del seno, nello scollo a V, troviamo di nuovo i forellini e all'interno della parte qua del seno troviamo delle coppettine che voi potete tranquillamente rimuovere. Infatti qua trovate il buchino per sfilare la coppettina. Sto odiando ultimamente i laccettini, quelli dietro al collo, perché
tirano capelli, ci metto 3 ore per allacciarlo, se lo stringo troppo mi viene male al collo, insomma preferisco tantissimo di più le spalline così. Queste qui ovviamente sono regolabili. Allora, la mutanda dietro copre, se voi siete interessati ad un costume che copra bene il dietro, su questo e anche sugli altri potete stare tranquilli perché comunque è una mutanda bella coprente. Coprente proprio di tessuto e vi copre proprio tutto il sederino. Cuciture perfette e non ho assolutamente da dire niente, si vede che è un prodotto fatto bene e per il prezzo che ha, dopo appunto vi dico, secondo me insomma è fatto molto molto bene. Quindi se andate da Yamamay, Calcedonia, se andate da The Zenith, cioè quanto costano i costumi? Io penso che una 50ina di euro vi partino, tante volte comunque si trova il sopra a 30 euro, il sotto a 20 euro, insomma costano un bel po', alla fine siamo abituati a vedere questi prezzi. Allora, io ho preso, per essere sicura, perché avevo paura di sbagliare e perché anche sono sincera, in questo anno ho ripreso un po' di chiletti che mi sto impegnando per ributtare giù perché comunque voglio sentirmi ancora meglio, anche se sto bene comunque di salute, però penso che faccia ancora meglio perdere quei chiletti, insomma, di troppo. Questo non vuol dire che una persona con quei chiletti di troppo si debba odiare. Secondo me è bellissimo sentirsi in pace con se stessi. Ed sentirsi in pace con se stessi non significa essere una taglia 38, non significa pesare 40 kg, non significa pesarne 80. Non è collegato ad un peso, a una misura. Non sta agli altri giudicare quello che sono, quello che voglio essere, come sto lo so io. Ovviamente poi non parliamo appunto di problemi di salute, nel senso che quelli ci possono essere sia se pesiamo 100 kg che se pesiamo 20 kg. Nel senso, il troppo da tutte e due le parti secondo me non va bene. Anche con un po' di chili in più, anche con una taglia in più, l'importante è essere fashion. Ed io con questo costume lo sono perché mi piace da morire. Si vede un po' la cellulite quest'anno, però pace c'è, la curiamo perché io non lascio niente lì, nel senso mi metto le mie cremine, ci sto attenta. C'è solo nella colorazione black e nelle taglie MLXL, 2XL, 3XL, 4XL. Se poi avete bisogno di capire quale taglia meglio prendere, c'è la tabella delle taglie e potete insomma misurarvi e controllare qua a quale taglia corrispondete. Potete anche scriver loro un messaggino su Instagram perché vi rispondono sempre subito, sono molto gentili, sono anche molto disponibili. Viene 29,99 dollari. Poi passiamo all'altro costumino, che è un pochino più particolare. Allora, stiamo parlando di un due pezzi, ma che poi indossato sembra quasi un costume unito. Allora, parliamo della mutanda. Anche di questo ho preso una XL, meno male, ho azzeccato tutte le taglie. Allora, ecco qua la mutanda, molto molto carina e particolare. Abbiamo questa intrecciatura davanti di questo tessuto che non rimane proprio sui fianchi, ma lo potete alzare anche verso la pancia. Io ero un po' indecisa perché ho detto se questi laccini si attorcigliano tutti, diventano, avete presente, no? Quando ci sono i laccini tutti rigirati nella pancia, in quei costumi bellini particolari, avevo paura che facesse questo effetto qua. È una fascetta bella larga, quindi secondo me non si arrotola e non fa quell'effetto brutto che è antipatico. Questo viene 34,99 dollari, sempre nella colorazione black, stesse taglie di prima, quindi tutte fino alla 4XL, semplicissimo sul davanti e poi il dietro si chiude così, ha due laccini qui, ha una fascia che come vedete nella clip si porta sul davanti, si fa un giro e si riporta sul dietro e si fa il laccettino. Molto comoda, non dà noia, cioè non strizza né niente. A me piace tantissimo questa particolarità. Se tipo vi capita di acquistare anche altri costumini, tipo anche sul sito, magari ne acquistate diversi, esempio prendete un bikini maculato, la mutanda nera, questa qua la potete tranquillamente abbinare
al sopra del maculato, nel senso anche per cambiare, perché magari noi andiamo in vacanza, abbiamo 5 costumi, tipo a me piace tantissimo cambiare, per questo che ne ho tantissimi, però a volte cosa faccio? Che ne so, metto il sopra di un costume e il sotto di un altro per cambiare come se fosse un altro costume. Vi parlavo poi del costumino che hanno scelto loro, che mi hanno inviato loro. Allora, si tratta di questa mutanda che è bella bella alta, anche questa comunque comodissima. Non strizza né niente, anzi, e poi tra l'altro nei costumi ovviamente vi arriva anche l'etichetta attaccata al costume, anche questo è un XL, il sopra poi è floreale e finisce tipo a vestitino con questa fascia. Questo è un problema perché poi noi sotto abbiamo appunto questa mutanda qua. Il dentro è fatto in questo modo, quindi ci sono le coppe che anche queste non sono rimovibili, fatto poi tutto a retina. E niente, spalline regolabili. Siamo già giunti alla fine del video. Spero che ce ne siano altri in collaborazione con questa azienda perché mi è piaciuta tanto sia i costumi che crea, ma soprattutto la loro politica, il loro modo di pensare. Posso aggiungere anche una cosa? Mi è capitato giorni fa di andare in un negozio che da poco ha inserito la sezione curvi. La cosa che non mi è piaciuta per niente è che tra i vestiti curvi non c'era niente di particolare, tutta roba basic, tutte maglie, una nera, una rosa, una bianca, nessuna fantasia, niente di niente, come se volessimo tralasciare, mettere da parte questa categoria. Invece poi vai negli altri reparti dove ci sono tutti i vestiti e vedi quello a fiorellini, vedi quello con i cuori, vedi quello maculato, vedi tutto, 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 invece nella sezione curvi no, tutta roba normale. E quindi questa cosa non mi è piaciuta perché è come se l'azienda volesse dire boh, facciamola, mettiamola tanto però. Mentre su Meet Curvy e ovviamente anche in altri negozi ho notato che comunque sì, ci sono cose basic, ma anche cose elaborate, come il primo costume che vi ho fatto vedere, come il secondo, come costumi maculati che trovate anche in questo sito, cioè alla fine noi in carne siamo uguali alle persone più magre, quindi perché io non posso trovare un costume colorato mentre la persona magra sì? Cioè perché? No, offri lo stesso servizio a tutte e due, offri gli stessi capi e poi che ci vuole a fare di un capo la S e la XXXL? Cioè questa cosa non la capisco. Su Meet Curvy veramente trovate ciò che volete. Io ringrazio tantissimo l'azienda per avermi offerto questi prodotti. Ho un codice sconto per voi. Allora, per ottenere il 10% di sconto basta che digitate Meet Pink Lady 10 sul loro sito. Vi scrivo tutto giù nell'info box e vi metto anche i link di questi costumi qua. Vi metto anche il link generale dell'azienda, almeno potete andare a cercare il costume che più vi piace, potete dare un'occhiata generale. Io vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto, lasciate un commentino, un like se vi va, iscrivetevi anche al canale. Ringrazio ancora di cuore l'azienda, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video.